Flash. Flash è una nuova tecnica, un nuovo mondo, un nuovo modo di raccontare arte, un modo di schiacciare il colore, un modo di raccontare il colore, un sogno, un'illusione. Scoprirete una nuova coniugazione verbale di quella che per Pier Tofoletti è fare arte. Vivo nel mondo dell'arte e lavoro nel mondo dell'arte da tanti anni. Però quando ho la possibilità di ammirare dal vivo una mostra di Pier Tofoletti è sempre una grande emozione. Non è un dripping, non è un action painting, non è una tecnica innovativa. È semplicemente una presa di posizione. Pier Tofoletti vuole raccontare una nuova storia. Si pone davanti a una tela, cerca nel colore risposte emotive, cerca nella forma un qualcosa che vada oltre la tangibilità, che vada oltre la superficie delle cose. Pier Tofoletti si mette in gioco in un momento dove improvvisamente sparisce l'identità, dove tutto sembra facile e al tempo stesso difficilmente raggiungibile, dove i colori si sfaldano, si crepano, si rompono e dove il segno torna prepotentemente alla ribalta. Pier fa un tuffo nel passato, addirittura cerca nel primordio, nei primitivi, cerca Lascaux, cerca nel passato le risposte. Queste risposte non sono semplici da dare. Sono risposte connotanti, sono risposte che prevedono un coinvolgimento fisico. Ed ecco lo splash, questo gesto, questa voglia di performare, questo desiderio di rimettere la forma dentro il quadro. Un corpo diventa uno strumento, lo strumento diventa racconto, il racconto diventa svelamento, lo svelamento diventa favola. La favola apre le porte al sogno e questo sogno prende concretezza davanti ai nostri occhi. Gennaio 2015, eccomi in compagnia dell'attore principale di questa indimenticabile giornata, ovvero Pier Tofoletti. Gli amici che hanno assistito alla presentazione hanno sentito un Maurizio Vanni entusiasta della tua, sì, l'ho visto, della tua arte, e non amo la parola investimento o in termini economici e numerici, sì, sì. Però bisogna analizzare anche da un punto di vista commerciale il tuo lavoro, perché altrimenti non esisterebbe la figura di un artista. Certo. Come vivi questa tensione con il mercato? Certe volte ci rifletto su, ma mi sono reso conto che più ci penso e peggio è meglio che mi liberi da questo modo di pensare. E quando mi sono reso conto, quando mi libero da queste preoccupazioni, riesco ad andare avanti e a creare delle cose che poi il mercato le sente e le apprezza. Certe volte mi sono trovato a preoccuparmi su certe cose, sono usciti dei quadri che non erano all'altezza ed erano percepiti come qualcosa di forzato. Quindi ho imparato a dimenticarmi di queste cose. Quando un autore giovane come Pier Tofoletti continua il suo percorso anche in enti istituzionali, vuol dire che qualcosa già nel mondo dell'arte contemporanea italiana ha detto di importante. Quando si osservano le sue opere si evince che nulla è lasciato al caso, tutto è studiato tramite appunto lo studio dei classici del passato, la consapevolezza e la conoscenza delle tecniche più raffinate. Bene, Pier Tofoletti ritrae l'universo femminile con un gesto pittorico fantastico. Pier Tofoletti non vuole raccontarci la favola della sua vita, non cerca un'apertura catartica, cerca semplicemente un rapporto con se stesso attraverso il corpo di una modella che apre a nuove soluzioni, che si deflagra attraverso una luce artificiosa ma profonda. Ecco la magia della performance che crea dalla natura delle suggestioni di colore e questo colore ci proietta in una dimensione
che a questo punto non ha più niente a che vedere con l'Accademia, con la natura, ma con quella verità profonda che mette a disposizione di un artista che diventa ancora umile, che si abbassa, diventa terreno, riprende gli strumenti tradizionali, torna a dipingere con le mani, torna a fare arte con il pensiero, torna ad ascoltare i colori con il cuore. In quel momento Pier Toffoletti trova la sua dimensione, forse spettacolare, esagitata, ma comunque vera, perché la coscienza, il cuore, l'anima e la mente insieme non possono sicuramente tradire. Questo è Pier Toffoletti e il suo Splash. È un anno molto importante per Casa d'Arte San Lorenzo, perché arriviamo all'ambito traguardo dei 20 anni, e tutti questi 12 mesi saranno corredati da tantissime iniziative. Abbiamo aperto l'anno con un'iniziativa alla quale tenevamo in maniera particolare, perché Pier Toffoletti, l'artista friulano che tutti quanti voi oramai avete imparato a conoscere, accompagna il nostro percorso dai primi giorni di vita della nostra attività. Ovviamente non potevamo sperare di meglio se non quello di condividere insieme a tutti quanti voi questa esperienza unica al Lucca Contemporary Center of Art, ovvero il Museo d'Arte Contemporanea di Lucca, una delle realtà più dinamiche e più contemporanee che ci sono in questo momento in Italia, che sta diventando esempio anche per alcuni operatori del settore che provengono da fuori il nostro confine nazionale. Una mostra costruita insieme al professor Maurizio Vanni, con circa 18 opere del tutto inedite, che raccontano Splash, questo nuovo capitolo, questo ennesimo nuovo capitolo dell'amico Pierre, che ci mostra un nuovo gesto, una nuova cifra, un nuovo linguaggio, una consecuzione di tutto quello che è il percorso intrapreso in questi lunghi, importanti, indimenticabili 20 anni di storia, sua professionale e nostra lavorativa. Un invito a tutti quanti voi, che magari potrete vedere solamente questo video, di sfogliare insieme a noi questo catalogo, perché scoprirete una nuova coniugazione verbale di quella che per Pier Toffoletti è fare arte.